Somebody once told me the world is gonna roll me. Bella a tutti ragazzi, sono Andrea dello Stato di Utfi. Oggi sono qua per la review di Saponara Tots, acquistato per 16.250 crediti, quindi veramente costa poco come giocatore. Presenta 4 di piede debole e 3 di mossa abilità, con uno spiccato 85 nel passaggio e 84 di dribbling. Allora, vedendo un po' le statistiche in gioco, quello che ho avuto notare è che si esalta molto i passaggi corti e molto il controllo palla, 87 di controllo palla, 87 di effetto, 89 appunto di passaggio corto, mentre nei tiri non ha delle statistiche esaltanti, né tantomeno per i passaggi lunghi. Qui adesso andiamo un attimo ad analizzarlo in gioco. Come vedete, le skill fa il giusto, se possiamo dire, e un suo pregio che ho trovato sono le punizioni, assolutamente. Cioè, qua mi è venuta fuori non tanto potente quanto speravo, perché appunto come potenza tiro non è sto mostro, io ve lo dico subito, potenza tiro li pecca molto. Però nelle punizioni, nonostante le statistiche presenti in gioco, veramente è stato un qualcosa di straordinario. Poi un'altra cosa che ho potuto notare è che imposta molto bene le azioni, quello assolutamente. Nei passaggi corti la palla riesce sempre a farla arrivare a destinazione, e così moltissime azioni, da dove poi sono scaturiti dei miei gol in queste partite, sono nate appunto da dei suoi passaggi iniziali. Come vedete qua, il long shot, quello che vi dicevo, non esiste. Cioè, long shot non pervenuto, sia per precisione sia per potenza, che veramente non c'è. Poi qui ancora, come vedete, grazie a un altro suo passaggio di prima, proprio di delicatissimo, delizioso per Luiz Adriano, è riuscito a arrivare a quest'altro gol. Quindi veramente, come vedete, nei passaggi corti ha una precisione maniacale per i propri compagni, e questa è veramente una cosa molto positiva. Poi vedete qua l'avversario mi ha posizionato malissimo la barriera, ho riprovato a fare un'altra punizione bassa nell'angolino basso, e è riuscito infatti a fare gol. Infatti, se non sbaglio, in tutte le partite in cui l'ho provato mi ha fatto su 4 punizioni 3 gol. Ecco qua, come vedete, si sta messa nell'angolino basso. Qui al nuovo provato con Saponara a girarmi, mi è riuscito a trovare questo spazietto in mezzo ai difensori che lo marcavano, girato, poi qui Allan mi ha fatto anche lui un gol straordinario ed è arrivata la rete. Di nuovo qua, quello che voglio dire è che questo è uno dei pochi gol che mi ha fatto in movimento, perché una cosa piacevole che ho notato dopo nel cambio modulo, cioè quando sono passato dal 4-2-3-1 al 4-3-3-4, quindi utilizzando la CC, una cosa piacevole che ho trovato è che quando Luiz Adriano tende ad allargarsi, in questo caso dico Luiz Adriano perché era lui l'attaccante centrale, quando lui tende ad allargarsi, Saponara molto volentieri va a prendere il suo posto, quindi da attaccante puro. Infatti, come ho visto, sia prima nel colpo di testa che sia qua con il tiro, è riuscito ad andare in rete. Quindi anche questa è una cosa molto positiva. Qui ancora allarga molto il gioco per provare le azioni. Qui ho provato un altro long shot, che magari è andato, era l'altro che non ha funzionato, magari quindi va meglio il cazzo. Qui invece è un'altra punizione dall'alto, questa ancora precisissima nell'angolino basso, e un altro gol. Adesso ve la faccio vedere un attimo meglio dal replay, proprio come è scesa benissimo l'angolino in basso. E infatti, come vi dicevo prima, una cosa che mi è piaciuta davvero tanto di Saponara sono le punizioni. Infatti guardate qui, quando parte, la palla arriva proprio nell'angolino basso, quasi imprendibile per il portiere, e infatti è arrivato il gol. Qui non commento, c'è impazzito FIFA, ogni tanto mi succede, volevo fare vedere appunto che era la carta Tots, ma lasciamo perdere. Qui invece l'unico tiro di potenza che è riuscito a far entrare, proprio una sbordata di prima intenzione, che è andata a colpire la traversa e poi è entrata in porta. Veramente, cioè, quasi sono rimasto bocca aperta pure io, perché come avete visto tutti gli altri long shot erano stati una roba imbarazzante. Quindi, andando a ricapitolare un po', passiamo ai pro e i contro. Allora, i pro assolutissimamente sono il dribbling, il passaggio corto, gli inserimenti, anche quelli sono assolutamente un pro, e le punizioni in maniera più assoluta. I contro sono la potenza tiro, che non esiste, il long shot, i passaggi lunghi che non sempre li fa precisi, però tutto sommato per il prezzo che ha, un voto che posso dare tranquillamente è 7,5. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuta la review di Saponara Tots, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzuoli!